Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Pace a voi. In questa domenica 9 novembre la Chiesa celebra, in felice coincidenza, la dedicazione della Basilica Lateranense. La Basilica di San Giovanni in Laterano, considerata la madre di tutte le chiese, perché è la Chiesa Cattedrale di Roma, il cui vescovo è il successore di Pietro. Attualmente, con grande gioia e gratitudine, Papa Francesco. La parola ci porta a riflettere sul significato e sul valore del Tempio. E ci aiuta a fare questa riflessione attraverso il brano del Vangelo di Giovanni. In questo brano riusciamo a comprendere innanzitutto come il nuovo Tempio, la presenza vera, reale di Dio in mezzo al suo popolo, è Cristo stesso. Nel suo confronto con i giudei, egli dà una risposta molto significativa. Quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù ha usato forza, decisione, non mi piace la parola violenza, scacciando i venditori dal Tempio. Con quale autorità fai queste cose? Dacci un segno che tu puoi fare queste cose. Puoi fare tua la frase del Salmo: lo zelo per la tua casa mi divora. E Gesù risponde: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. È evidente che Gesù non si riferisce più al tempio di pietra di Gerusalemme, già distrutto altre volte e ricostruito, e che poi conoscerà l'ultima distruzione nel 70 d.C. per mano dei Romani. No, non si riferisce a quel tempio. Si riferisce al suo corpo, alla sua umanità, che ha ricevuto dal grembo di Maria per poter essere l'Emmanuele, il Dio con noi. Egli parlava del tempio del suo corpo, dice l'Evangelista Giovanni. E queste parole non erano chiare nemmeno per gli apostoli, i discepoli in quel momento. Queste parole divennero chiare quando poi fu risuscitato dai morti. E qui abbiamo un esempio, carissimi amici, di come la parola di Gesù nella storia tante volte è rimasta oscura anche agli apostoli, anche a quelli che gli erano vicini. Veramente la Pasqua ha illuminato l'identità, la persona, le parole di Gesù, e tutta la sua opera ha acquistato pienezza di rivelazione e anche efficacia per l'uomo grazie alla Pasqua.
si ricordarono di queste parole quando fu risuscitato dai morti. Ma il Tempio è il suo corpo. Il Tempio di Dio con noi rimane l'umanità. Egli è Dio. E perché Dio fosse presente in mezzo al suo popolo, Egli ha preso il nostro corpo. Dunque è l'umanità stessa che ha dato al Figlio di Dio questo corpo perché Dio fosse presente. Ma questo corpo non può conoscere il peccato. Questo corpo non deve essere devastato dalla corruzione, tantomeno dalla corruzione della morte. Ecco allora Gesù, vero Dio e vero uomo, uomo perfetto, che ha portato nel suo corpo le sofferenze di tutta l'umanità, conseguenza del peccato, che ha portato nel suo corpo la morte, conseguenza del peccato, perché attraverso il suo corpo potesse salvare tutta l'umanità. Il corpo dell'umanità è stato salvato dal vero corpo di Cristo, veramente uomo. Ora quest'opera di purificazione, di salvezza dell'umanità è anticipata da Gesù in quel gesto forte con cui Egli scaccia i venditori dal Tempio, di quelli che hanno fatto del Tempio di Dio, da una casa di preghiera, a un covo di mercanti e di ladri. Se per un attimo portiamo questa immagine adesso al corpo dell'umanità, se portiamo questa immagine ai nostri corpi, alle nostre persone, comprendiamo bene come il gesto di Gesù ci riguarda e soprattutto finalmente siamo felici che ci riguarda la risurrezione del suo corpo. Anzi, è proprio la risurrezione del suo corpo che dà a noi la possibilità di avere un rapporto nuovo col nostro corpo, con l'umanità che Dio ci ha dato, un'umanità debole, un'umanità fragile, ma che deve conservare la sua posizione di luogo di incontro con Dio. Come il tempio di pietra è la casa in cui Dio si rende presente e gli uomini possono in qualche modo incontrarlo, così il nostro corpo, la nostra persona, è il luogo in cui Dio si rende presente, perché ognuno di noi è fatto a immagine e somiglianza di Dio, e in noi stessi incontriamo Dio. Nel nostro corpo parliamo con Dio. Nel corpo del fratello, nella sua persona, noi incontriamo e possiamo parlare con il Signore. Ma tutto questo non avviene se il nostro corpo o il corpo dei fratelli diventa un covo. Un covo di malizia. Se il nostro corpo, come il Tempio di Gerusalemme, diventa un mercato. Cioè se noi vendiamo noi stessi, vendiamo la nostra libertà, vendiamo la nostra dignità, vendiamo il nostro corpo, sì. E quando parliamo di vendita del corpo, ha tante sfaccettature, non solo nel senso più estremo, a cui tante volte si arriva anche per costrizione, ma parliamo della svendita di se stessi. Ora quella frase così forte di Gesù, lo zelo per la tua casa mi divora, ecco, riferiamola innanzitutto al suo corpo, che raccoglie tutta l'umanità, ed egli è venuto per ridare dignità, libertà al corpo dell'umanità. Ma riferiamola anche al nostro corpo. Gesù vuole che il nostro corpo, la nostra persona tutta intera, che è tempio di Dio, non sia un covo, non sia un mercato dove
nascono pensieri malvagi e dove per questi pensieri siamo disposti a vendere tutto di noi stessi. C'è bisogno della risurrezione. La risurrezione della nostra persona inizia nel battesimo. È lì che noi diventiamo tempio in cui abita la Santissima Trinità. È in forza del battesimo, della dignità che riceviamo, che noi non dobbiamo ritornare a essere covo e spelonca e mercato, ma essere e continuare sempre di più a crescere come luogo di purezza interiore, luogo di scambio di affetti, luogo di amicizia sincera, luogo di speranza che va oltre la morte.